Il 1 gennaio 2016, nel pieno del conflitto in Siria, 35 associazioni e oltre 1000 cittadini in pochi giorni si organizzano e sfilano a Bologna uniti in una marcia della pace. Insieme si mescolano le cerchie, associazioni confessionali e laiche, credenti e non credenti, rete civiche, comunità, gruppi informali, realtà interculturali. Un momento forte di partecipazione che restituisce a Bologna ideali e identità smarrite. Non sono cadute nel vuoto le relazioni nate in quell'occasione. Il 3 marzo il popolo di quella marcia si convoca e decide di iniziare un cammino insieme. Con metodo non violento, costruire relazioni solidali di pace nella giustizia, da praticare nel quotidiano a Bologna. Parte il cantiere del Portico della Pace. Il nome, simbolo della città di Bologna, indica un luogo da sempre sinonimo di accoglienza, rifugio, incontro, festa, preghiera. Il 12 marzo, sempre del 2016, il primo evento in Piazza Maggiore. Bologna accende la pace. Una manifestazione per dire no alla guerra in Libia e sì ai corpi civili di pace. Hanno aderito allora 26 realtà associate. Il 2 giugno il secondo evento in piazza 20 settembre. L'altro 2 giugno, festa della Repubblica che ripudia la guerra. Hanno aderito 31 realtà associate. Il 31 dicembre 2016, in apertura della 49esima Marcia Nazionale per la Pace, il Portico della Pace cura l'evento ai Giardini Margherita. Bologna accoglie i partecipanti alla marcia. E in Piazza San Domenico, la preghiera ecumenica per la pace, alla presenza delle principali comunità religiose di Bologna. Il 2 giugno 2017, la seconda edizione ai Giardini Margherita dell'Alto 2 giugno, festa della Repubblica che ripudia la guerra. Hanno aderito 33 realtà associate. Il 1 gennaio 2018 e 2019 si svolgono rispettivamente la terza e la quarta marcia della pace e il 2 marzo 2019 il portico anima la piazza di Bologna nell'ambito della manifestazione nazionale L'Italia che resiste. Il 1 gennaio 2020 la quinta marcia della pace e dell'accoglienza di Bologna fa il pienone con 60 realtà aderenti. Il 19 febbraio 2020 il portico promuove insieme ad altre 16 realtà e anima la fiaccolata contro l'odio, in pronta risposta agli episodi di antisemitismo e razzismo che a macchia di leopardo si diffondono nel paese e colpiscono anche la città di Bologna. Oggi il Portico della Pace è un luogo di incontro. Chi entra è chiamato a portare la ricchezza della propria storia e identità perché sia riconosciuta e valorizzata. Sceglie di lottare in modo non violento accanto agli ultimi e alle donne e uomini feriti della nostra città. Rinuncia a portare avanti solo se stesso per essere il lievito che fa crescere insieme tutte le esperienze sociali.